Larry Johnson riesce a trionfare e per la prima volta i Numbers Brothers si trovano in netta difficoltà. Ma attenzione! Ma no! Qua c'è anche l'altro che va a aggredire vigliaccamente alle spalle del Johnson. Cioè, prima vogliono un match 2 contro 2, poi infortunano David Johnson qua, ma dai! Che vigliacchi! E non hanno finito, non hanno finito, perché il number 3 detta legge. No, una sedia! No, una sedia! No! Che è meno Tompson! È meno Tompson! Che fa salvare David Johnson! Questo è clamoroso, ragazzi! Qui a Lisbona! Incredibile! Attenzione! Questo è GM Carmine Crocs dal suo ufficio! No, ma dai! Ma da, ma come? Cioè, è venuto a salvare e Tom Sovra deve difendere il titolo contro uno di questi che non meritano niente, niente! Non ci voglio credere, ma dai, ma questo Crocs allora è coinvolto anche egli. È tutta una congiura, altro che ho di qua. Dunque, il titolo Television viene messo in palio da Michael Thompson contro il number 3. Non ci posso credere, però Crocs, che match che ben dire. E David Johnson e il number 2 sono lì all'esterno del ring. Grande vittoria di David Johnson, da Thompson, che praticamente abbiamo capito essere l'alleato di David Johnson, probabilmente anche per Night of Champions. Insomma, lo vedremo in questo confronto con il number 3, che potrebbe davvero diventare il nuovo campione della division, e Thompson potrebbe durare soltanto 2 settimane, mentre un'eventuale sconfitta sarebbe la peggior serata dei Numbers Brothers, giusto? Che in quel caso sarebbero 2 sconfitte in una stessa serata, e poi comunque la seconda sconfitta in assoluto per questi Numbers Brothers, almeno in versione evoluta rispetto a quelli della versione NRWS, ecco. Che poi non si sono neanche scoperti in fossero, quindi insomma. Intanto Thompson vuole dimostrare che comunque le 2 vittorie contro Victoria Mente non sono state pura fortuna. E vuole continuare questa striscia di vittorie per difendere il suo titolo Television. Sarebbe importante, anzi importantissimo, vista anche di Another Champions, vincere oggi, dimostrare ai fan che Thompson, quello di una volta, è tornato. Però il number 3 è. Sono più forte, perché sì, è anche più potente fisicamente, ma ti seguono anche questi dropkick impressionanti. Attenzione, Pampello Slam intanto, il number 2 vorrebbe qualcosa di più, si sta arrabbiando, però ricordiamo che anche lui ha perso il confronto sul ring contro David Johnson in precedenza, Thompson poi in questo caso c'è anche il titolo in palio, quindi attenzione, serie di colpi di Thompson, ma è un match molto rischioso questo tra i due. Thompson non si fa bugirare le spalle, poi la va a prendere, German Suplex. David applaude, nettamente meglio dell'irlandese rispetto all'uomo mascherato, che però qui reagisce con un braccio teso. Sa colpire però il ragazzo, più questo sia. Attenzione, Running Bulldog segue un buon manovre di stili diversi, non hanno uno stile proprio number 3, questo è di difficile identificazione proprio per questo. Guarda questo dropkick, cioè fermo dritto sul petto dell'irlandese, che veramente viene messo costantemente sotto pressione. Ora si sì, riesce a liberarsi, ma Numbers Brothers non sono, cioè, mai troppo in difficoltà. Magari perdono, possono perdere come abbiamo visto contro il Johnson prima, ma era lì per vincere il number 2 dopo quella sita powerbomb, quasi una remo bomb praticamente. Attenzione qui, Thompson riesce a vincolarsi in qualche modo, ma guardate, sempre lì con un cane con una medusa avvinghiata. Il number 3. Thompson non vuole però perdere i colpi su colpi, vuole vincere e vuole mantenere soprattutto il suo titolo Television. Sì, perché magari poi potrebbe anche diventare una questione personale, ma c'è anche un allora in palio. Oggi ricordiamo che il titolo Television deve essere difeso ogni volta. Attenzione! Thompson vuole provarci! Non ci credo! Oh, è Mera Fusion! E ho il suo pompello backbreaker! Incredibile! Una delle sue tipiche manovre! Lo va a chiudere, ma c'è il number 2, ma c'è il number 2 che va a interferire, ma non è possibile però. Non è possibile! Blocchetto! No! Spybuster! The number 3! Potremmo avere un nuovo campione, ragazzi! Potremmo avere
No, cosa fa? Oh, un suplex, no! Ribaltato da Thompson, no! Che ci vuole provare! Fa il block hit! Fa il block hit, no! Ottima contromisura, ancora una volta! The Numbers Brothers, attenzione! La distanza ideale, il block hit, no! Di nuovo, Spinebuster! Il secondo block hit dedicato con la Spinebuster. Il number 2 lo conosce, il number 2 scusate lo conosce. Niente da fare però ancora, come dalla dritta sulla maschera, addirittura, block kick, stavolta sì, stavolta c'è, non ci credo, che botta assurda. Di nuovo Thompson, ma si rialza, e allora Thompson qui, no, ma come ha fatto a rialzarsi, come ha fatto a rialzarsi, non ci credo, cosa vuol fare? Oh, Sam Slam, schiacciata laterale, a uragano quasi, una mossa impressionante. The number 3, 1, 2, soltanto due, Thompson c'è ancora, Thompson c'è ancora. Un match incredibile anche questo, che non durerà tanto, visto anche le caratteristiche dei due, però grande intensità sin dal primo istante, sin dal primo minuto. Attenzione a Thompson qui, lo va a prendere il numero 3 alle spalle, Numbers Brothers, però qui si cucca una tita quella, power slam dell'irlandese. 1-2, mamma mia come ci è andato vicino l'irlandese, che vuole provare la chiusura, ma niente da fare. Attenzione, momenti fatali del match, altra collisione tra i due, altra collisione, Numbers 3 forse è in discreto vantaggio, addirittura una vecchia io, ma incredibile la parata Thompson. Thompson si è rotto le daniche, fa con il comeback, tutto per tutto, fa con il comeback, vuole che i Numbers Brothers subiscano una doppietta di sconfitte colossale, è incredibile, Thomas non fa segno, ed ora sì che è la fine, ed ora sì che è la fine, ancora no, ha tentato di nuovo il suo pampendo alla backbreaker, i Numbers Brothers evita tutto, stavolta non può evitare, il fondazzo slam, il fondazzo slam, uno, ma no, ma non è possibile, c'è ancora il Numbers Brothers il numero 2 che ha perso precedenza, però kick, evitato, no, dai, dai, David intervieni, David intervieni, David è il tuo momento, ma Thompson non ha bisogno di nessuno, colpo basso, l'arbitro non lo vede, e c'è il block kick. Sì, ma la persona si rialza ancora, e allora Thompson dice ora basta, pampello suplex. Sì, ma questo di che è fatto, questo, cioè non è possibile, ora però, dopo questa combo impressionante, block kick e pampello suplex, no dai ragazzi, non ci voglio credere, ma non ci voglio credere. C'è Thompson comunque strepitoso. Attenzione backbreaker. No, deviato. E intanto mandato a casa l'altro Numbers Brothers. Finalmente. Finalmente. Thompson qua chiude i giochi. DDT e tutti a casa. Eh sì, ragazzi, è la fine. Uno, due, no. Mamma mia, ragazzi. Soltanto due, soltanto due. Attenzione, niente a fare. Entra a fare Thompson, si rialza, si rimette in pianeggiata. E ora è anche solo il number 3. Ora è anche solo, attenzione, sarebbe impossibile vincere questa gara. Se David Johnson non riesce a intervenire in tempo, ce la può fare. Con questa Spinebuster, ragazzi. Grandi match qua a Lisbona, davvero grandi match quest'oggi. Attenzione, e interviene ora Thompson, però lo vedo ridotto molto male. Attenzione, questo colpo alla gola è legalissimo del number 3. Il number 2 è stato squalificato, mandato a casa. Attenzione, pari due belli. Ora Thompson mi sembra molto stanco. Ora Thompson mi sembra molto stanco. Deve reagire, deve trovare il block kick da nulla di nuovo. E invece no. Attenzione, attenzione, parato il colpo. Stavolta è Thompson a prenderlo. Lo va a prendere, ce lo fa, ce lo fa. E lo chiude. È finita qua, ci è riuscito. Dopo un errore clamoroso nel number 3. 1, 2 e 3. Ragazzi, Numbers Brothers sconfitti in due match singoli, mentre sono ancora imbattuti in match a coppie. Però i match singoli vengono sconfitti. Questo grazie però a una superlativa prova di Michael Thompson, che difende ancora una volta il titolo Television. Live in Rock.
federazione quindi dell'irlandese, Dan Johnson ha trovato il partner ideale. È una forma smagliante e per i Numbers Brothers non sarà affatto facile vincere questo match di coppia che preannunciato per Night of Champions. Amministrazione con Mancia e Rifiuro, dai ragazzi, cioè qui non stiamo più scherzando, qui si sta andando troppo avanti. E poi indice una TV title match addirittura mettendo una sbarza che non sono, ragazzi, non sono atleti da WWF, eh. Per fortuna Tompson ha difeso il titolo, però vedremo cosa accadrà
tra i Numbers Brothers e David Jones e Michael Thompson, una bella faida, mi sta appassionando questa, soprattutto con l'ingresso di uno come Thompson, che ha avuto, insomma, Thompson era diventato campione proprio da anni David Johnson, è stato un match, è stata una fight davvero bella. Poi il Johnson, probabilmente dopo l'infortunio di Thompson, ne ha approfittato per diventare campione internazionale, poi ha perso il titolo, insomma, però dobbiamo dare atto che questi due sono stati davvero dei grandissimi, sono dei grandissimi tuttora, così come questi altri due. Cioè Dodger, è vero, magari aveva rubato, avrà perso contro Concia la settimana scorsa, ha rubato il titolo in maniera anche un po' non illegale, perché era comunque un match una one-on-one, però insomma Hammett era stato stordito, era delimitato ovviamente dal match a 3 contro a 3 in precedenza. Andiamo sul ring perché Antox Reyfor qui ci delizia in questa ora carrana. Dodger qui ci prova spinning kick, attenzione ai suoi calci, che sì, anche Reyfor è molto bravo, infatti lo dimostra, invece no, mi clip, attenzione, Dodger è anche furbo, il campione di WWF contro l'ex campione di WWF, altra grande sfida. Dodger, attenzione, Mexican Stretch Buster, veramente no, non lo tiene giù, non lo tiene giù Dodger, Roach Leg Sweep. Questa davvero è una grande performance, magari il match non durerà molto perché lui stanno anche pensando ai loro rispettivi match titolati di... Attenzione! Mexican Strength Buster, non ci credo. C'è Dodger che perde anche contro Reyfor, prima con Paul Jackson, ora anche contro Reyfor, non ci voglio credere. Infatti no, comeback immediato. Però niente da fare, Antox Reyfor c'è ancora. Sì, però Dodger mi sembra un po' il pallordone più totale da quando ha vinto quel titolo, sinceramente. Sembra confuso, poi sembra crudele, insomma non lo capisco sinceramente. Ora tenta una sorta di comeback, due bracci tesi buoni anche se non portentosi. Ci riprova TWL Backbreaker, bella manovra di Doggia, che però non penso possa chiudere così. Cosa vuol fare? La mette ancora risultato, ma dai no, qua sta sbagliando Doggia. Sta facendo l'errore di 7 giorni fa con Paul Jason. Lo vuole mettere lì e Antox Reyfor non si smuove, però resta dicendo bello, dico io quando muovere la tela. E allora si ritorna sul ring, Antox Reyfor prima un colpo, poi big butta, bel colpo di Antox Reyfor, che però non deve perdere tempo a chiudere il match perché Dodger è furbo, lo sappiamo. Attenzione Dodger, lo ributta sul ring. Match che dura da 3 minuti, ma sono stati 3 minuti intensissimi, noi durerà un altro minuto. Attenzione, la stocco, non ci credo, no dai, Dodger perde in 4 minuti, no, ci sono le corde, che rischio per ragazzi, che rischio davvero. Va vuoto qui nel zone kick, spin kick di Dodger, attenzione alla gamba malandata di Antox Reyfor, che fa male, infatti non evita la kill switch. Dodger esegue la sua tecnica migliore. 1 2, no, Reyfor c'è, clamoroso kick out di Reyfor e monkey flip in risposta dell'italiano americano. Sì, però insomma sta rischiando molto, adesso è qui e siamo ancora a break, sì, con il piede aveva toccato la corda inferiore. Attenzione, roll up qui di Dodger, 1 2, ribattato Paul Jackson, scusate, Antox Reyfor qui, 1 2, no Dodger, cosa vuol fare, bravissimo Dodger, mamma mia, backslide, 1, solo 1 stavolta. Sì, però Dodger ci ha dimostrato anche grande tecnica, però insomma non può lottare così contro Hammett è un altro, Hammett non è Antox Reyfor. Attenzione, Antox Reyfor va a vuoto e qui come sempre sbaglia, pretende troppo e infatti spinning kick, ora Antox però deve cercare un comeback assoluto, non riesce. Attenzione, l'ho messo nel guantagliolo, invece niente da fare, Reyfor non vuole cedere come ha fatto contro FMO, se ne è pentito, lo sa, però qui in casa un roll neck breaker pazzesco, tentativo di schieramento, 1 2, mamma mia ragazzi, anche questo bel match, anche questo un gran bel match qua a Lisbona in Portogallo, davvero grandi incontri. Attenzione, no, dell'azzurro si Reyfor, 1 2, è 3, no, non è un 3, ma allora spinning kick di nuovo, schieramento, 1 2, si salva Dodger, attenzione al segno con una rovesciata pazzesca.
pazzesca. 1, 2, mamma mia Dodger, mamma mia Dodger, che resistenza la sua. Sì, però Owens urikick, aia, che brutto colpo, che brutto colpo, crane kick, no, Reyfor, e viene tutto, ma anche Dodger, arriva, gli scivola alle spalle, non ci credo, che switch, non riesce a seguirla, e Tox Reyfor, forse io, yes lock, e stavolta le corde sono troppo lontane, sforzo incredibile di Dodger, che sforzo sovrumano di Dodger, attenzione, spammaggio di Reyfor, 1, 2, e 3, no, non ci credo, Dodger per la seconda settimana consecutiva, buggerato, in una maniera impensabile, probabilmente l'assenza di Reyfor lo sta rilassando, davvero in tutto e per tutto, perché non ci credo, Reyfor batte Dodger, come Paul Jackson ha battuto Dodger 7 giorni fa, cioè Dodger 2 sconfitte consecutive contro comunque, insomma, Lady di primo livello sì, però insomma Dodger non può perdere 2 match consecutivi, lui che è campione da WWEF, dai ragazzi, è stato comunque un grande match, Reyfor alla fine con una magia, con uno small package, lo ha tenuto lì in maniera regolarissima e va a vincere il match. Ha detto a Paul Jackson di essere stato fortunato, però insomma, allora anche Antox Reyfor dovrebbe essere fortunato. Staremo a vedere stasera FMO come salverà contro Paul Jackson. Torniamo tra poco ragazzi per il match guida Garnett Court contro